Luca Tabbiani, a margine della partita col Savona, va bene la prestazione e invece non va bene il risultato? Oh, il risultato nel calcio a volte non rispecchia la prestazione, noi dobbiamo lavorare sulla prestazione e non sul risultato, quindi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, siamo consapevoli della forza che abbiamo, se mai avessimo avuto dei dubbi o comunque si poteva avere dei dubbi e ci darà una forza in più per recuperare quello che non abbiamo recuperato oggi. Fondamentalmente un punto oggi o tre non cambia niente al traguardo finale che sarà lontano. Ci ha dato delle certezze perché comunque abbiamo avuto diverse occasioni per poter passare in vantaggio e diciamo che siamo stati un po' penalizzati per certe decisioni. Penso che sia sotto gli occhi di tutti e non è un pianto. L'arbitraggio ha scontentato entrambe le squadre probabilmente. Non penso che abbia scontentato il Savona, non so poi. Dal punto di vista della gestione non vedo dove possa aver scontentato il Savona, però se ha scontentato il Savona sono contento che abbia scontentato anche il Savona. Io penso che nelle decisioni importanti ha danneggiato la Lavagnese, però se anche il Savona non è contento vuol dire proprio che. Che ha lasciato correre troppo, si lamentavano del fatto che ha fatto incattivire comunque una partita che non era cattiva. Sì, ma quello è un metro di misura, sono più le decisioni sottili, dall'espulsione clamorosa, dal rigore non dato con fallo contro, quelle sono cose un po' più importanti che lasciar correre da una o dall'altra parte. Quello è un metro di misura dell'arbitro, ed è giusto. Il resto sono decisioni nelle fasi importanti della gara, che determinano a volte un risultato e a volte no, ma non è un problema, nel senso che non è un rammarico quello. Potevamo far gol prima, ripeto, io prendo la prestazione in maniera positiva e sul resto non si può lavorare.